So che ho messo la videocamera sul cavalletto, ma oggi è un giorno speciale. Eccoci al 15° giorno di Vlogmas. Oggi ho deciso che non avrei usato la videocamera, quella piccolina, usata col braccio così, ma ho deciso di farlo sul cavalletto, come bei vecchi tempi. Sono nella nuova camera da letto. Ho deciso che questa potrebbe essere la nuova location, perché almeno dietro c'è qualcosa di diverso, di un po' colorato. Allora, oggi che cosa facciamo? Parliamo di vestiti, perché ne sono arrivati tanti nuovi. Siccome sto un po' rivoluzionando il mio armadio, ho deciso che avremmo parlato di abbigliamento e dei miei nuovi acquisti. Allora, io sto bene, i miei polsi stanno bene, sono vivo, non mi si è rotto niente, erano solo delle contusioni, delle grandi contusioni. Sono raffreddato, come sentirete dalla mia affascinante voce nasale. Niente, ho preso un po' di freddo in montagna, quindi mi sono ammalato. Allora, devo salutare Ultraserri e Gianluca Amatori. Ciao a tutti, spero di aver salutato tutti. Saluto anche Flavia Bassa e Daniele Valvo. Ciao a tutti ragazzi. Grazie sempre per i vostri commenti, che sono carichissimi di affetto. Io inizierei subito a parlare di vestiti, di abbigliamento, di cose. Allora, sapete che in Alto Adige c'è questo brand di cui avevo già parlato in un video, forse quando avevo fatto vedere i miei regali del compleanno, perché me ne aveva regalato uno mia mamma. Si chiama Revello. Vi lascio il link nell'info box, forse vi metto un login qui giusto per farvi capire come appaiono, qual è il loro logo. Loro fanno tutti i capi d'abbigliamento con materiali biologici ed ecosostenibili. Questo vuol dire che sono solo fibre naturali, quindi canapa, eucalipto, cotone. Adesso li vediamo poi insieme, ma non c'è solo quello oggi, c'è un po' di tutto. Allora, questo è in cotone biologico, è morbidissimo al tatto. Io mi ricordo che qualcuno di voi aveva comprato delle t-shirt di Revello, che era rimasto contentissimo proprio dalla morbidezza del cotone. Questo è con lo scollo a V e sta molto bene con una camicia che poi vi faccio vedere. Questa è una maglia un pochino più spessa, li rende veramente particolari ed unici. Anche qua dietro hanno, vedete davanti, dietro è leggermente più lunga e questa cosa è fantastica, ma soprattutto il fatto che qua sotto sia aperta non dà quell'effetto di palloncino in fondo, ma veste veramente benissimo. Ci sono anche un paio di t-shirt, questa ve l'ho fatto vedere anche su Instagram Stories. Passiamo alle t-shirt. Questa è in bambù con la scritta Breathe the Nature. E in pratica queste qui è la rappresentazione dei polmoni. Carina, vero? È molto bella. Anche qui c'è questo dettaglio molto particolare. Questa è un'altra t-shirt che ha un messaggio veramente molto importante. È stato un loro progetto. Questa è in eucalipto. E come vedete sul disegno ci sono due uomini che si baciano e sembra come se si vedesse attraverso il vetro di una doccia. Hanno fatto sia due uomini, due donne, che un uomo e una donna. Ed era per il progetto Sex Revolution, se proprio non mi sbaglio. Però da vicino non si capisce che cos'è. Cioè, vedendolo da vicino è già più difficile vedere l'immagine. Invece da lontano si intravede il disegno, perché è fatta tutta di goccioline. Una camicia bellissima, sempre di Revello. Questa camicia è fra le mie preferite perché ha il colletto alla coreana, è sempre in cotone biologico. Ha dei dettagli anche questa fantastici, come vedete le cuciture, per esempio qua, vedete che si alza, ma anche qua dietro spunta un pochino, ma è fatto veramente apposta e la rende particolarissima. Ultimo capo d'abbigliamento di Revello sono dei pantaloni, sempre in cotone biologico, di un bellissimo colore fra la carta da zucchero e forse proprio un tocco di verde. Vestono comodissimi e seguono benissimo la linea della gamba. Col doppio risvoltino sbuca questo dettaglio qua, la cucitura nera. Ok, poi ho fatto anche un po' di acquisti su Zalando, un po' tanti. Il primo acquisto che ho fatto su Zalando è questa giacca che mi avete visto addosso nei precedenti Vlogmas. È un po' pesante. È invernale, è di Cujo, scritto Kujo. Mi piace tantissimo che abbia questo colletto morbidoso e tutto alto. Dietro c'è questa parte in ecopelle e all'interno è trapuntata.
È molto calda e mi ci sto trovando benissimo. Fuori è come se fosse quasi l'Oden, no? Questa lana cotta tirolese, quindi in realtà per me è perfetta. Passiamo a delle camicie. Questa è di Topman ed è sempre quella che vi ho fatto vedere nel vlog quando sono andato a trovare la mia cagnolina. Mi piace perché ha uno stile un po' aeronautico, da sceriffo, non saprei come definirlo. Però con queste toppe e sembra quasi di denim, un blu scuro. Mi piace, veste un po' grande, ma è anche molto calda. Jack & Jones, la classica nera e rossa a scacchi da vero lumberjack, quale sono? La Montanaro. Di questa camicia ho versione anche quella blu, verde e nera, che se mi avete visto addosso la riconoscerete. Esattamente la stessa taglia, però di un altro colore perché mi era piaciuta veramente tanto. Camicia di denim nera. Slavata con tutti questi segni, veste un po' grande, è bellissima da portare anche con le maniche alzate, bottoni a clip. E questa è di BKN, non lo conoscevo prima questo marchio, sempre su Zalando. Avevo bisogno anche di qualche t-shirt a manica lunga, quindi ho preso questa qui della Zoliver che è molto basic, bianca, manica lunga che userò da mettere sotto anche alle camicie. Questa è di Celio. Con lo scollo leggermente a V con dei bottoncini, a manica lunga, sempre nera, che sfrutterò da mettere sotto le camicie o sotto le felpe. Di Barton Menswear, questa felpa con la cerniera bordeaux, anche questa molto basic, con un colletto praticamente basso, quasi nullo, e dentro si presenta così. È una specie di felpina leggera, magari per la mezza stagione o da mettere sotto una giacca più pesante. Ah, la mia chicca! Uno di quei bei maglioni invernali da usare davanti al camino di Pier One in lana. Avevo proprio bisogno di un maglioncino che fosse natalizio, ma senza i babbi natali disegnati sopra. E questo è quello che faceva il caso mio. Questa è un'altra felpa che ho preso su Zalando, ma che ho già usato tanto in questi giorni. Mi piace tantissimo il colore, questo verde. Un po' sottobosco. Sapete, a me delle volte piace vestire molto basic, monocromatico. Pantaloni di Topman, super super neri e mi sa anche super skinny perché li ho provati, sono un po' stretti. Però forse lavandoli dovrebbero allargarsi un po' o portandoli. Poi calzetti, così. Così. Non chiedetemi i brand perché non me li ricordo, sono già spaiati. Con questi pallini qua. Anche in questi due colori. E anche quest'altro tris di calzetti. Qui adesso sento queste plastichine, ecco le maledette, quelle che li tengono insieme. Ho preso anche delle scarpe, sperando che siano comode, perché le ho prese veramente per dei prezzi abbastanza bassi. Queste sono sempre di Your Turn. E sono questi classici simil Timberland, almeno col jeans. Blu o quello più chiaro riesco a portarli. Super dry, delle scarpe stringate, blu scure. Così. Mi piacciono molto. All'interno sono tutte arancioni. Anche queste le ho già portate e sono molto comode. Un po' leggere per l'inverno, ma di sicuro le sfrutterò tantissimo in primavera e in estate. Ho preso anche questi stivaletti neri neri neri, quelli con l'elastico qua e sono chiusi qua davanti. Questi stanno molto bene con i jeans molto aderenti, ma soprattutto sono comodissime da infilare perché ci metti il piede ed è fatta. Questi sono le new entry del mio armadio e sono contento perché ne avevo veramente bisogno. Non sapevo veramente più come vestirmi in questa stagione. Per l'inverno avevo quasi veramente poco, ma perché ho cambiato taglia, come forse avevo anche già accennato tempo fa, sono passato ad una L sopra, insomma con tutto il nuoto, la palestra e quindi tante cose non mi vanno più, tante camicie che avevo anche a quadri, poi usate, riusate, alla fine anche il materiale ne risente, quindi andava un po' rinnovato tutto l'armadio. Ecco, spero che questi acquisti vi siano piaciuti e che vi sia piaciuto anche fare. Madonna, ero un po' lontano, ciao! Che vi sia piaciuto questo video. Insomma, non è proprio un vlog, però volevo creare questa rubrica prima di Natale. Ecco, ci vediamo domani. Baci, ciao!